E ciao tutti amici del Caffè Ombra, oggi siamo tornati con un nuovissimo video. Ragazzi, bentornati nel nostro appuntamento rilassante nella serie di Minecraft Pocket Edition. Nello scorso episodio di questa serie siamo entrati in una caverna, abbiamo fatto la nostra prima esplorazione e abbiamo trovato i nostri primi diamanti. Se devo dire qualcosa, ne abbiamo trovati anche molti. In questo episodio, nei commenti, nello scorso video, mi avete chiesto di portare un video dove abbellivo la casa. Io volevo farlo off camera, però ho capito che sarebbe stato interessante visto che me l'avete chiesto, e quindi ho deciso di portare un episodio dove effettivamente decoravo finalmente la mia casa, dato che è uguale da circa 3 episodi. Prima di iniziare, saluto i 3 iscritti dello scorso video, scelti casualmente, senza nessun criterio, proprio pescati casualmente. Quindi saluto Luana Callegari, MegaCreeper35 e Alex Gu. Perfetto. Adesso possiamo iniziare. Come vedete, qui ho, diciamo, ampliato la casa, ho costruito un piano di sopra, avevo già detto negli scorsi video che avrei costruito un piano di sopra e ho preferito farlo off camera perché questo qui dopo tutto è un video dove abbellisco la casa, non dove costruisco altri pezzi. Quindi vedete qua ho fatto un altro piano, tutto con queste vetrate bianche, completamente spoglio, non c'è niente, è un piano vuoto. Cui pensavo più che altro di mettere la camera da letto. Adesso direi andiamo a dormire perché non mi piacerebbe lavorare col buio. E vi faccio vedere i materiali che ho preparato. Ho giocato un po', ho giocato molto per raccogliere tutto ciò. Questi materiali sono quelle che ci serviranno, che ho preparato per abbellire la casa. Poi magari se ne serviranno altre, mi verranno altre idee, andrò a cercarle durante il video. Quindi, allora, come ho deciso di strutturare questa casa? Ho deciso di strutturarla in stile orientale, prevalentemente in stile giapponese. Perché una cosa che non sapete di me è che io amo la cultura giapponese, quindi avevo in mente di strutturare la mia casa sulla spiaggia in stile giapponese. Non del tutto, perché come vedete sì, l'esterno ricorda una casa giapponese moderna sulla spiaggia, più che altro l'interno volevo un attimo abbellirlo e fare anche una sorta di giardinetto zen qui fuori. Quindi adesso direi di magari mettere via le cose e iniziare a costruire. Ok, perfetto. Adesso prendiamo già i primi materiali. Li ho lasciati tutti nella cassa qui fuori in modo da non avere disturbi, diciamo, all'interno. Allora, prendiamo i tappeti e gli stendardi che mi serviranno. Come vedete negli stendardi, come colore c'è anche il rosa. Perché c'è il rosa? Non perché voglia fare una casa tutta rosa, naturalmente, ma perché è un colore molto molto carino che si adatta bene in alcune situazioni. E quindi ho deciso di magari fare qualche pezzettino rosa, più che altro perché, come sapete, in Giappone e in generale in Asia sono quegli alberi, diciamo, con i fiori rosa. Quindi ho pensato appunto con questi tappeti di andare a ricreare qualcosa di rosa. Poi magari se avrò tempo farò anche degli alberelli qui fuori, magari li farò off camera e a fine video metterò la foto di quello che ho fatto, come faccio sempre. Non perdiamo altro tempo, direi di iniziare. Allora, prima di tutto, qui ho pensato di fare la zona lavoro, la zona esplorazione, ovvero ho buttato via il letto, ovvero dove ci sono tutti gli utensili, quindi le fornaci e tutto quanto, e appunto le cose per lavorare. La camera da letto sarà qui di sopra, quindi adesso direi di iniziare. Farò molti tagli per questo video, visto che mi ci vorrà molto per costruire tutto quanto. Allora, direi di iniziare mettendo delle slab in questo modo,
e sopra le slab mettere le varie fornaci, qui lasciare una cassa dove mettere poi le varie cose e penso che qui sotto comunque costruirò anche un magazzino per organizzare bene tutto. Adesso iniziamo a decorare con i tappeti. I tappeti sono quelli che danno il colore alla casa, quindi possiamo utilizzare tutti i tappeti che abbiamo, li ho di vari colori e vediamo cosa possiamo fare. Magari qua all'ingresso possiamo mettere una sorta di tappeto marrone, questo qui sarà l'ingresso, magari qui poi con dei ganci farò degli specie di appendini. E intorno direi di decorare con il bianco. Così può essere una cosa veramente carina, però qua per una questione stilistica dobbiamo mettere il bianco. Molto bene. Allora, per l'ingresso con questi colori direi di arrivare fino a qui. Perfetto, qui sarà il limite e poi agiremo con altri tappeti. Perfetto, facciamo così. Ok, ho già iniziato a impostare un po' il colore dei tappeti, così mi piace veramente tanto. Qua c'è l'ingresso, ci sarà, non lo so, l'ingresso possiamo lasciarlo anche vuoto, e qui si passa all'area, diciamo, della costruzione, della realizzazione dei prodotti. Allora, qua mettiamo dentro queste cose che al momento non ci servono e siamo arrivati alla scalinata. Allora, devo vedere, avevo in mente di fare una sorta di separé con gli stendardi, però devo vedere come esce la questione, perché se esce una cosa che fa schifo, la elimino. Se invece potrebbe uscire una cosa carina, direi proprio di tenerla. Allora, mettere gli stendardi non si poteva fare, quindi ho optato per una cosa più classica, mettere una sorta di tettuccio qua, per poi passare al piano di sopra. Adesso dobbiamo decorare questo piano. Ho lasciato delle cose nella cassa che ci potrebbero tornare utili. Ok, bene. Allora, qui per evitare incidenti, direi di mettere questa piccola recinzione di betulla che arriva fino a qui. E poi volendo possiamo anche farla salire in questo modo, anche se in realtà va bene già così, non mi sembra brutto, va bene anche perché già qui il tetto è sostenuto, è già stabile, quindi non c'è bisogno di dare un sostegno anche sul tetto. Adesso siamo arrivati a questo piano della casa. Allora, questo qui è il più delicato perché è quello che vedrò più spesso perché è appunto il piano dove dormo. Allora, possiamo provare a mettere magari sul pavimento un tappeto rosso, ci può stare come contorno, e poi mettere un altro tappeto in mezzo. Ok, ho visto che non serve mettere una sorta di tappeto qua in mezzo di un altro colore, quindi direi che anche tutto rosso va più che bene, mi piace veramente tanto comunque. La casa ha già cambiato forma, come potete vedere, ha già cambiato stile, è già completamente diversa. Qui dobbiamo mettere però altri tappeti bianchi. Ok, perfetto, sta già iniziando a diventare qualcosa di veramente carino. Rispetto a prima è diventata qualcosa di molto bello. Adesso quindi qua ci sarà la sala principale e salendo qui ci sarà la camera da letto. Più tardi metteremo anche, anzi le possiamo mettere subito adesso, mettiamo le decorazioni all'interno della camera da letto. Cosa volevo fare? Volevo fare una sorta di mensolina qui. Delle piccole mensoline, magari senza sbagliare, dove mettere dei vasetti con i fiori. Perché i fiori sono carini e è bello vederli appena ci svegliamo la mattina. Quindi mettiamo magari qualche vasetto, un po' in questo modo, con tre fiori che adesso scegliamo. Possiamo mettere uno, due e questi qui, anzi questi qui blu mi piacciono di più. Quindi qua ne mettiamo uno così e uno così. Molto bello, molto carino. Poi possiamo, per creare qualcosa di ancora più bello, possiamo fare una cosa del genere. Ok,
su tutto questo lato, in modo da un po' oscurare le finestre, in modo da avere una stanza per dormire più oscurata, più confortevole. Ok, mi sembra così, mi sembra anche troppo, magari ne metterei un pochino di meno, oppure cambiamo colore. Ok, ho cambiato idea, ho preferito, dato che se no si oscurava troppo, ho preferito mettere due stendardi così, una sorta di mini separé che ci fa capire che noi entriamo nella nostra camera da letto. Qua per sbaglio ho rotto un vetro, adesso sistemiamo. E qui cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare? Adesso decidiamo. L'interno per adesso mi sembra anche piuttosto carino, poi nel caso sistemerò io off camera, comunque a fine video vi lascerò le immagini di tutta quanta la casa. Adesso direi di passare all'esterno, ovvero la parte che mi piace di più. Allora, qui mi sono preparato, esatto, queste slab e come vedete ho anche delle canne da zucchero, dell'acqua e tutto quanto. Questo perché voglio fare una sorta di giardinetto zen con le canne da zucchero. Poi mi è venuta in mente anche un'altra idea che vi farò vedere. Ok, allora qua facciamo una sorta di mini entrata così e poi direi magari di fare una sorta di stradina di viottolo in questo modo che prosegue da questa parte. Ok, che potrà andare di qui da in qualsiasi direzione. E tutto intorno a questo viottolo metteremo le canne da zucchero. Ok, direi che così può andare anche bene. Adesso prepariamo l'acqua e le canne da zucchero. Ok, ho fatto diciamo il contorno, adesso qui andremo a piantare tutte quante le canne da zucchero. Ok, allora tutte le canne da zucchero le ho piantate, quando cresceranno comunque sarà qualcosa di molto molto carino da vedere. Adesso devo andare a recuperare gli attrezzi, diciamo gli oggetti che mi servono per farvi vedere quello che voglio fare. Ok, allora ho recuperato tutto quanto, sono stato in giro un bel po', circa un'oretta. Ho recuperato la lana rosa e i tronchi di betulla e anche della terra per creare, appunto, dato che i tappeti rosa non li ho usati, per creare degli alberi come i ciliegi nei paesi orientali, in modo da dare quell'effetto ancora più orientaleggiante alla mia casa. Quindi direi di iniziare a costruire gli alberelli. Adesso per farli devo, diciamo, impostarmi uno schema che magari potrebbe essere quello dell'albero normale, oppure potrei fare semplicemente una cosa così, anche se così mi sembra molto molto spoglio, quindi no, direi di fare qualcosa di un pochettino più articolato magari. Ok, così mi sembra già qualcosa di un po' più carino. E qui intorno andremo a mettere dei tappeti rosa, che è praticamente come se fossero le foglie che cadono. Non ne farò tantissimi, giusto qualcuno, per abbellire un po' tutto il contorno della casa. E poi magari mi farò della farina d'ossa per far crescere tutte queste canne da zucchero. Ok, allora in teoria ho finito qui fuori. Ho fatto questi alberelli, ho messo anche dei sostegni per le torce, per l'illuminazione, e adesso dobbiamo far crescere queste pianticelle qua fuori per vedere appunto com'è il tutto quanto finito, almeno l'esterno. Ok, allora ho preso le ossa, adesso le andiamo a inserire qua e facciamo tutta quanta la farina. Ok, non riusciamo a farne altra, però così direi che ci basta. Allora, facciamole crescere. Mi sembra che crescano con la farina, esatto. Le facciamo crescere tutte quante al massimo per vedere come sono. Ecco qua. Questo qui in teoria dovrebbe essere il tutto
completato almeno l'esterno. Quindi noi arriviamo da qui, qui ci sono gli alberi, tutto quanto, facciamo questa piccola passeggiata fino a qui e poi qua arriviamo all'atrio dove entriamo nella nostra casa, qua non possiamo ancora prenderle. Saliamo qui sopra e qui c'è la nostra camera da letto. È tutto veramente molto molto bello. Mi piace veramente tanto ciò che abbiamo fatto. Quindi nulla ragazzi, direi che questo video può terminare qui. Abbiamo fatto abbastanza. A fine video vi lascerò le varie fotografie della casa finita, la termino off camera. Quindi iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, in descrizione trovate la mia pagina Instagram, commentate e condividete sempre in descrizione il link per il mio gruppo Telegram, entrateci, è gratuito. E niente ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video, buona giornata e ciao Raffi Bomber!